Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Lampedusa strage di migranti, il Consiglio UE boccia Triton. ISIS, Obama è una minaccia, chiedo poteri di guerra. Quirinale, Berlusconi, Mattarella è degno, ma il PD si è rimangiato la parola. L'operazione Triton non è adeguata a prevenire le tragedie dell'immigrazione nel Mediterraneo, a dirlo il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa dopo l'ultima tragedia nel canale di Sicilia. 4 in tutto i gommoni partiti dalla Libia, naufragati, ognuno con un centinaio di persone a bordo. 330 le vittime su un totale di 420 persone partite, compresi 29 morti assiderati. I sopravvissuti raccontano di essere stati costretti dagli scafisti con le armi a imbarcarsi nonostante le condizioni del mare fossero proibitive. A 6 mesi dall'avvio dell'operazione militare contro lo Stato Islamico, il presidente americano Obama presenta la richiesta di autorizzazione formale della missione per combattere l'ISIS al Congresso. Nel testo la Casa Bianca chiede l'approvazione di operazioni che escludano un'offensiva duratura con le truppe di terra e limiti l'impegno a 3 anni. La scelta non condivisa di una persona degna come il presidente Mattarella fa emergere che il Partito Democratico, quando gli conviene, non esita a rimangiarsi la parola data. Lo ha affermato Silvio Berlusconi parlando ai gruppi parlamentari di Forza Italia. Sulle riforme dice: voteremo quello che ci piace, al di là delle spaccature talvolta indigeribili del PD. In queste ore non abbiamo interrotto il nostro lavoro costruttivo. Stiamo facendo ogni sforzo per ricollocare i dipendenti pubblici delle province in uffici dove ce n'è bisogno, in particolare nei tribunali. A dirlo il ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia, in occasione della Question Time alla Camera, che sul problema dei vincitori di concorso pubblico, ancora non assunti, dice che il loro ingresso ha assoluta priorità. È arrivato il giorno di 50 sfumature di grigio alla Berlinale. Il film tanto atteso, sull'onda del successo della trilogia, un vero bestseller, sarà proiettato oggi in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Sarà da domani nelle sale italiane. Per non perdersi neanche un singolo dettaglio, molti fan si sono messi in coda davanti al cinema che ospiterà la proiezione.